Come, scusami? Come arrivano questi 70 anni per te? Per me è sempre comunque c'è tanta emozione, insomma, perché quest'anno poi è un anno ricco di iniziative che secondo me sono sempre belle, è sempre bello scoprire il punto di vista di chi lo ha conosciuto, in questo caso Anna, Enzo, insomma, è bellissimo, insomma. Io vi ripropongo quell'annunciazione, tanto per capire, perché Massimo ci ha fatto anche tanto ridere, oltre che riflettere, sognare, intenerire. Ma come nacque Annunciazione? Ora ce lo racconti, lo rivediamo. Annunciazione! Tu, Marie, fai il fine di... Annunciazione! Tu, Marie, fai il figlio Salvatore. Gabriele ti ha detto la buona notizia. Annunciazione! Gabriele, tu sei scemo! Che cosa pazzo? Uno sta in giacca e su. Allora si dice non fa. Okay, che buo. Sono il Cherubino, mi ha mandato Gabriele, devo creare l'atmosfera celestiale. Cherubino? Devo creare l'atmosfera celestiale. No, Cherubino, tu te ne hai. Casi viene mio marito, i cori, chi sei Cherubino? E io mi scia. Ma tutti a ridere, come nacque? Tu sbagliavi indirizzo, che facevi? Vuoi la versione ufficiale o la verità? La verità. Veramente? Sì. Sei pronta? Sì. Perché riguarda questo luogo, cioè? Via Teulada, proprio da dove stiamo trasmettendo, perché erano un po' prima delle feste di Natale, credo sia ancora usanza qui a Via Teulada, ma anche a Viale Mazzini, allestire un presepe all'ingresso. Giusto. Noi arrivammo qui e io, arrivando un po' in ritardo, mi accorsi che c'era un presepe solito con le statue grandi, però c'era un problema, c'erano due buoi invece del buo e l'asinello. La cosa mi incuriosì, andai a chiedere alla guardia giurata: scusate, ma perché ci stanno i due? Vedrete che a Viale Mazzini ci stanno due asinelli. C'è l'altra sederai. Si sono sbagliate le scatole. Questo, siccome noi condividevamo tutti i pensieri, io portai la notizia. Ma vi rendete conto che ne sbagliate cose? Ah, e pensa se invece che i re magi andavano lì, andassero alla grotta a fianco a quello del grande evento. Che... E quindi cominciò questa storia. Che vi creò peraltro non pochi problemi, perché furono anche accusati di vilipendio. All'epoca forse esisteva ancora la religione di Stato? Esisteva ancora, posso confermarti, abbiamo avuto due processi per vilipendio, di cui uno assolto con formula piena, un'altra con formula dubitativa, perché in fondo non eravamo proprio sicuri che eravate così innocenti rispetto a questa... Ma è vero, però... che vi chiesero, volevate vi dipendere la religione di Stato? No, va bene, ciao. Sì, no, più che altro, devo dire, l'interrogatorio avrebbe meritato un reality a parte, perché il pubblico ministero, il GIP come si chiamava allora, faceva gli interrogatori incrociati. E cioè chiedeva a ognuno di noi se era vero quello che aveva detto un altro. Al che gli disse una: guardi, se il dottor Arena a Massimo ha chiesto una cosa, cioè veramente ha detto queste cose, ma chi sta scema allora? Ma non si può dire questa. Quindi uscimmo da questa cosa, però con la formula dubitativa, per cui ma vi siete sconfessati l'uno con l'altro? No, hanno provato a metterci in bocca delle cose che nessuno di noi aveva detto. Un altro tempo, per fortuna. Santa pace, la mamma di Ciro è napoletano e Don Gennarino, sempre la smorfia da Non Stop. Arrivò la madre di Ciro il napoletano cantando. Ah, cantando? Cantando. Scusa, ma già scusa. Arrivò la madre di Ciro il napoletano cantando. Tengo cuore scuro. E dinanzi a lei si parò minaccioso Don Gennarino. Buongiorno! Dicendo buongiorno. Ma perché la gente non l'aveva da fuori tempo, sei andato? Io dovevo entrare e dovevo dire buongiorno. Ma vabbè, va. Buongiorno! Buongiorno. La mamma di Ciro il napoletano. E
come ve ne siete accorti? Noi non ci somigliamo proprio, io sono il mascalzone, quello è tutto suo signor, padre. Signore, signore, io devo sapessi che mi fanno passare a me quei due. Signore, io vi devo ammazzare. Io non ci somigliamo neppure tanto. Signore, io vi devo ammazzare. Ah. Mamma mia, e muori, non lo so. La scena molto sembra va bene, va bene, sì, signore. La faccio buona. Pronto. Ecco, e proprio in questi studi, tra i ragazzi che applaudivano e ridevano, c'era anche una 22enne Anna che si innamora di quel ragazzo col fazzolettone al collo. Perché? Sì, infatti mi sono vista, solo che sono irriconoscibile. Se si può fare un fermo immagine, volentieri, magari. Sì, era nel pubblico, con una parrucchetta rosa, comunque, vabbè. Sì, c'è stato questo incontro che è stato dietro le quinte, prima che loro facessero il loro primo pezzo. Quindi è stato un incontro fra due ragazzi normali che non sapevano niente l'uno dell'altro. E perché ti colpì? Fu amore a prima vista? Quella c'è, la parte misteriosa dell'amore. E poi no, anche proprio per la sua discrezione, per stare un po' in disparte, no? Ma tutti loro comunque erano molto discreti. Scusami, dov'è? Abbiamo fatto il fermo immagine. Dove sei, Anna? Quella... Eccola, eccoti qua. Sì, al centro. Ecco, quella là al centro, con quella parrucca bianca. Sopra. Ok, con la cosa un po' scollata. No, sali, appena una su. Appena una su. La quarta? Ecco, vai Antonio, vai, visto. Grazie. Quella. Sì, quella. Sì. Oh, sono stata individuata. Uguale, ecco, solo i capelli un po' più corti, ma sì, uguale. Sempre bellissima, devo dire, va detto. E quindi ti colpisce questo ragazzo? Sì. E come vi siete dichiarati l'un l'altro? Se vi siete dichiarati, chi ha preso l'iniziativa? Ma no, a quei tempi non ci si dichiarava, era tutto così molto spontaneo, senza formalità. Ma lui era timido come si raccontava poi nei film, Massimo? Sì, ma non tanto però. La timidezza era uno degli aspetti, però in realtà poi quella era una situazione talmente di divertimento che anche lui insomma era abbastanza sciolto, poi si sentiva difeso da loro, loro erano un gruppo, sì, quando erano insieme erano più forti e più... La Grazia a San Gennaro, sempre non stop. San Gennaro, io sto qua. Tu già mi conosci a me, no? E sempre quello che se mi potesse fare grazie, dai. Non avesse parlato proprio, San Gennaro. Tu già sai, sei suo cliente qua. che mi voleva a chiesa a fianco. E ci ma perché mi trovo buono qua? San Gennaro non mi fa mancare niente, e va che va. E San Gennaro, si potesse anticipare un po' che pratiche che la grazia. Non c'è bisogno, capito? San Gennaro. Ma fanno te fa. San Gennaro, buongiorno. Sto parlando con frate, chi? San Gennaro, ci stiamo a spiegare. Io faccio parlare. Però tu già sai che lo che fai, sono cliente e voglio trattamento. San Gennaro, si mi fa parlare. Io faccio parlare. Però tu già sai che lo che fai, cerca a me non fa succedere la disturbata in da chiesa. Tu già sai, sono cliente e c'è bisogno. Ma tu che vuoi, San Gennaro? Che vuoi? Io voglio vuole chiedere di morire. No! Cioè, giustamente lui non vuole morire, dice, ma lei va a mettere questa valle di lacrime, non ce la faccio. No, Enzo, tu hai detto una volta che il successo è stato un effetto collaterale, in realtà voi volevate solo e principalmente esprimervi. Sì, e soprattutto come anche in quella piccola scenetta dove si rappresentava la sceneggiata, che in quegli anni era ancora una forma di spettacolo imperante a Napoli, di tagliare con tutti i luoghi comuni di cui quei tre ragazzi di allora, ma non solo loro, tutta un po' una generazione di quella fine degli anni 70, pativa un po' di essere ingabbiati dentro questi stereotipi.
come ad esempio a uno stereotipo, quello famoso di Ricomincio da tre, che avete appunto poi scritto insieme, quando lui dice emigrante, com'era la battuta? Che ovunque andasse, perché siccome Massimo partiva dal sud, anzi Gaetano era il personaggio, partiva dal sud e andava al nord, chiunque incontrasse gli chiedeva: napoletano, emigranti, dice, no, io un lavoro a Napoli ce l'avevo, sono andato in giro per conoscere. E quindi questo proprio è il primo stereotipo su Napoli. E come nacque la battuta favolosa su Massimiliano, che è il ragazzino scostumato, per cui se tu chiami tuo figlio Massimiliano è sicuro che sarà maleducato. Sì. E questa devi chiamare Ugo, no? Ugo. E questa è nata dalla vita, e molte delle battute che ci sono nei film e pezzi di storie dei film nascono dalla vita. Eravamo su una spiaggia in Sardegna e c'era un ragazzino che andava continuamente a fare il bagno, la mamma non voleva, e lo chiamava e diceva: Massimiliano, il bambino se ne fregava, andava in acqua. E quindi Massimo, vedendo questa scena, dice: certo, l'hai chiamato Massimiliano, per forza che è scostumato, se tu lo chiami Ugo sta fermo, non ha tempo di arrivare fino a... Cioè, lui le diceva molto meglio, però comunque questo è il concetto della battuta. E quindi poi ce la siamo scritta, e quando abbiamo fatto il film, che era comunque un anno e mezzo dopo, ci siamo ricordati che questa battuta poteva andare bene all'interno della storia che stavamo scrivendo. Stefano, cosa ha reso unica l'incontro fra Massimo e Anna? Tu, diciamo, da regista lo puoi anche dire osservandolo dal di fuori. Ma leggendo il romanzo... La torinese e il napoletano, no? La ragazza che veniva dai movimenti, no? Tu facevi la figurante lì per pagarti gli studi di psicologia, per cui era una ragazza emancipata, stavi all'università. Sì, forse visto adesso, sì. Eccovi qua insieme, vedi? Che cosa li unì? Ma non so, io se penso al film Da domani mi alzo tardi, tratto appunto dal... No, che ha scritto, è tratto dal romanzo, insomma, liberamente tratto, perché liberamente. Io l'ho un po' stravolto. Quello che non funziona nel film è colpa mia, insomma. Hai riso da tuo zio. Mi piace la loro storia, a prescindere anche da Massimo, se penso al film. Cioè, mi piace questo loro essere avanti, andare oltre. Mi viene in mente anche il titolo del libro, cioè... Il mio verbo preferito è evitare, cioè è proprio questa, quello che loro riescono a superare di doloroso nella loro storia, seppur immaginaria, ma io dico realissima, perché è un Massimo ultra cinquantenne che purtroppo non abbiamo avuto, insomma. Comunque, Ricomincio da tre, pensate che in un cinema di Roma che non esiste più, che qualcuno ricorderà, che si chiamava Gioiello, sulla Nomentana, rimase in cartellone per 2 anni, fu un exploit pazzesco, guadagnò molto ma molto di più di quello che era costato, vinse 2 Davide Donatello, 3 Nastri d'Argento, 2 Globi d'Oro, qui è Gianluigi Rondi nell'81 che presenta appunto Troisi. Dalla smorfia sono passati 3 anni, no? Il Davide di Donatello per il migliore attore protagonista italiano. Si chiama Massimo Troisi. Io volevo chiedere a Massimo se incominciavi ad avere un accenno di overdose da Prem, perché ne hai presi... Sì, infatti penso proprio che... No, oltretutto tengo pure paura, perché secondo me... No, secondo me si sbaglia da tanti premi, troppi premi a uno, poi giorno così. Sono 5 milioni di persone che te lo danno. Sì, ma si sbagliano lo stesso, perché no, uno si abitua e questo è brutto. Perché io, per esempio, quando vedo sui giornali, voto sotto, cioè, sì, premiato, ma per qualunque cosa, o sport, o i Nobel, vado subito a leggere se ci sono pure. Ho visto i Nobel che non ci sono un uomo mio, ci sono rimasti già un poco male. Oltretutto, tengo paura che poi con il prossimo premio, con il prossimo film, figlia non mi danno più nessuno premio, ecco. No, quindi mo ormai non ci permetti più, perché mo mettitevi d'accordo in un modo o in un altro, il prossimo film, un premio qualsiasi me la darà. Te lo devono dare. E mica mi vanno là all'improvviso tutti i premi, così faccio come Kurosawa, faccio una sciocchezza, guarda. Rivederlo ti emoziona, Anna? Sì, tra l'altro c'ero anche io, anche in questa platea qua c'ero anch'io, quindi no, certo, ci sono dei momenti in cui veramente è come se tornasse presente, no? Per cui c'è un attimo di disorientamento, e dico, ah, no, ma no, non è possibile. Poi chiaramente
poi uno si abitua a vederlo, a pensarlo, a sapere che sta da un'altra parte, però sì. Dove sta sempre. Massimo, secondo te? È una domanda proprio troppo difficile. Comunque sta dentro di noi, sicuramente. Questo sicuro. Com'è che scrivevate voi due? Anche perché, diciamo, le donne dei film di Troisi sono figure femminili molto indipendenti, molto forti, e lui è sempre un po' quello un po' più fragile, insicuro. Ecco, tu eri quelle donne e lui era quell'uomo che cresce nei film che ci ha portato? Ma un po' sì e un po' no, perché chiaramente poi quando devi scrivere una storia devi un po' esagerare quelle che sono le caratteristiche. Spesso appunto si dice che si sente la presenza del femminile nei film di Massimo, ma stranamente però non è il femminile che ci si aspetta, perché normalmente il femminile è sinonimo di dolcezza, un cambio proprio di parametri. Invece è un femminile forse come si dovrebbe essere o come si vorrebbe essere, cioè sono donne molto decise, anche appunto forti. E poi comunque lui sceglie te, quando dopo la smorfia poteva fare il film ovunque, con chiunque, invece sceglie la donna che ama. Litigavate mai quando scrivevate? No. No? No. Hai mai litigato con Massimo? No. Ma io sono una che non litiga, però. E lui? Quindi, no, anche lui. Eravamo due persone miti, per cui sicuramente quando c'erano momenti di tensione, si discuteva, forse c'erano dei silenzi che erano pesanti come i litigi e anche dolorosi e difficili, però non c'era mai uno scontro, proprio per il nostro carattere. Interviste con Baudo, vediamole, erano tutte improvvisate, tutte non improvvisate, poi ce lo dice Stefano, vai. Andreotti, io l'avrei voluto come padre. Ma dai! No, guarda, che se mostra mio padre che mi sta guardando, io glielo dico, papà. Guarda, con tutta la cosa, ma se Andreotti mi riceve, io sono tuo padre, io ero contento. Perché Andreotti è ingenuo. Andreotti è ingenuo, dai, è buono, è uno che ha un figlio, capito? Tu puoi fare un sacco di cose. Andreotti è proprio, pensa, è uno che sta da 40 anni in Italia. Sono successe delitti, mafia, servizi segreti deviati, stragi, non si è mai accorto niente. E invece mio padre dice, perché vuoi Andreotti come padre? Perché mio padre no. Mio padre sta in malafede, è cattivo. A tuo padre? Lui si accorge, porca miseria, Pippo. Io una sola volta mi sono portato una guaglione a casa, era un pomeriggio. Porca miseria, lui è tornato a casa, poi io ho lavato tutto, lo ho impronte. Come è tornato a casa, mio padre fa, che è sto odore qua? Che è sto capello lungo, biondo? Perché il cuscino sta spostato? Tu hai portato a casa qualcuno? Dico, sì, ho portato una ragazza. E tu non lo devi fare. E io dico, ah, pensi quanto si diverte tuo figlio era Andreotti, invece. No, a giudizio ci stanno sempre le categorie lavoratori, sì, no? Stasera sono i fioristi, le commesse, i commessi, gli apicoltori, abbiamo le guide alpine. Cioè, che significa i disoccupati a domenica in non verranno mai? Sono tagliate fuori, so qua. Cioè, oltre che a chi le dà una sfortuna in un faticato. Manca la soddisfazione, ci vaga a domenica in, almeno mi distraggono poco. Allora, cosa dovrei fare, secondo te? Cos'è? Invitala, no? Se fa una categoria, chi le tocca tutto il settore, proprio. Siamo tutti disoccupati, questo caso. Ciao Maria Grazia, grazie per essere con noi in questa giornata. Come vivi questo 70° compleanno di Massimo? Beh, con grande emozione, devo dire, sono stata l'altro ieri a San Giorgio a Cremano, dove ho festeggiato, ho ricevuto la cittadinanza onoraria, devo dire che è stato un momento molto molto bello e molto emozionante, c'erano tanti amici di Massimo che erano lì a ricordarlo, a festeggiarlo, e devo dire la magia è di, anche se sono passati 99 anni, che sembra che sia stato ieri, e comunque lui è presente ancora con grande affetto nel cuore veramente di tutti, ma in tutto il mondo. Enzo, quando decide di lasciare la smorfia, come te lo comunica? Preferisco evitare con le cose che succedevano. Infatti
Poi il successo di Ricomincio da tre fu talmente eclatante che spense qualunque piccola speranza di poter riprendere un cammino insieme, perché aveva incominciato un lavoro successivo, ma continuando comunque, cambiando solo la tipologia degli stereotipi. Prima erano quelli della nostra città, Vizza Sole e Mandolino, e poi è andato quello. Infatti sento l'accento di Maria Grazia, che ha preso la cittadinanza di San Giorgio, non c'è più quell'accento sicolo, sento già un po' di accento già napoletano, sorella. Complimenti. Anna pure è diventata un po' napoletana. Forza. Beh, Gianni Minà contro Isi e Benigni. Blitz. Vabbè, lei lo ha, fallo, facciamo sedere a Roberto, io. E qui è in diretta, no? Sì, stai allora attento. Si può di tutto, era un pezzo che non venivo in diretta. Ah, vabbè, non mi avevi detto che c'era Massimo? Vabbè, passa. Beh, nemmeno a me, sennò lo sai, mi veniva. Vabbè, ciao, lei. No, siedi qua, sì. Sei due capogruppo questa settimana. Quale capogruppo? Sitte che è basta. Sitte, basta. È una cosa impossibile. Va. Tu le hita cose un po'. Si può dire? Perché senza ricere per cocco. Upapa, no? Upapa. Upapa, sì. Ma per carità. Upapa. Isso tensi. No! No, io upapa, perché. Isso è stato denunciato upapa, guarda. Bravissimo! Come va? No, io! Stefano, poi parliamo del postino e tutti i tuoi ricordi che sono, diciamo, belli, belli e forti. Ma raccontami di quando, abbiamo detto, lui aveva 15 anni più sì, di te, no? Quindi, insomma, non era uno zio vero, era quasi un fratello maggiore, ecco. E di quando, con Nuti, Massimo fa uno scherzo. Cioè... Sì, improvvisò una cosa senza dirmi nulla, la sera venne Francesco a cena. Nuti. Francesco Nuti, avevo 13-14 anni e in quel periodo abitavo a Napoli ancora con i miei genitori e la mia famiglia. E lui ogni tanto mi portava con sé a Roma. E quindi una sera si mise d'accordo con Nuti per fare una cena a casa e mi chiese di cucinare il pesce. Quindi io andai a comprare il pesce, cioè, immaginate cosa, insomma. E così, quando arrivò Nuti, lui mi presentò come Dimitri, il suo nipote greco, perché io parlo al contrario. Come parli al contrario? Parlo esattamente come parlo normalmente, parlo anche al contrario. Cioè, fammi capire, fammi un esempio. Serena, Aneres, Bortone, Notrob, quindi mi esce tutto. Esorcica, padre esorcista. E quindi Massimo era affascinato da sta cosa, col giornale. Tutti saremmo affascinati, scusami. È così, da quando sono piccolo, insomma. E Massimo faceva proprio delle interrogazioni col giornale. Cioè, ti metteva alla prova? E quindi mezzancella. Come? Mezzancella. No, è troppo lunga, fino a 8. Ah. Scanu. Unax. Lui ci pensa. De Caro. Oraced. Vabbè, De Caro mi fu questo. Ma c'è stato bisogno dell'allenamento. Cioè, no, è una sorta di fotografia, non so come dire. Senza prove. Vabbè, quindi ovviamente lui era incuriosito come tutti noi. E quindi pensa bene, forse pure mi fa sta zit, non lo so, mi dice, mi presenta come Dimitri. Per cui greco, figlio di, insomma, mia mamma la sorella e il papà è greco. Quindi inizia la cena, a un certo punto Nuti pure per dare soddisfazione dice... Certo, Massimo, buono, diglielo, buono. E Massimo fa, onoub, onoub. E lui a un certo punto dice, Massimo, ma onoub è greco, ma sei sicuro? E certo, mio cognato è greco. Insomma, andò così tutta la sera. Poi sulla porta gli disse, ma che sta chi un napoletano di me? Certo. Senti, invece con la 126 come andava quando lo portavi in giro con la macchinetta? Con la 126 è divertente perché io avevo questa 126 color verde pisello. Pure ammaccata tra l'altro e nel periodo che lavoravo in produzione da lui a Corso Francia a Roma e lui abitava ai Parioli, spesso capitava che spesso mi chiamava a casa per fare giri, cose, insomma io ero giovanissimo, avevo 20 anni e poi mi capitava che ne so, dovesse andare in ufficio da casa, lui era molto pigro pure nel guidare, non guidava mai perché non gli piaceva guidare. E quindi io mi divertivo ad affiancarmi alle macchine perché mi piaceva vedere la reazione delle facce delle persone che lo riconoscevano. Oddio, Ciattroisi! E in più suonavo il clacson perché, insomma, per prendere attenzione. E quando qualcuno si girava, lui si girava e diceva, ma Fornì fu scemo, insomma. Poi diceva, no, ma sta macchina fa talmente schifo che penseranno, ho visto uno che assomiglia a Troisi, ma non era lui. Ma come lo viste il successo, Anna?
come visse il successo. Cambiò, lo cambiò il successo, anche i riconoscimenti? No, lo visse comunque pienamente, con grande entusiasmo. Cioè, si negava in tantissime situazioni, però comunque... gli piaceva, giustamente, perché era vero che si appassionava ai premi. Certo. E perché poi, peraltro, c'è il tema della malattia che lo accompagna per tutta la vita, peraltro la mamma muore quando lui aveva 18 anni, tua nonna, sì, giusto? Sì. E poco dopo lui ha delle febbri, come andò? No, aveva, scoprì che... No, questo anche prima, la malattia si manifesta quando aveva 12 anni. E quindi diciamo, fu consapevole di avere questa malattia cardiaca. Sì, e di non poter giocare a calcio, soprattutto perché lui, per noi siamo un po' una famiglia di calciatori. Mio nonno era un calciatore professionista, Troisi Alfredo. C'era anche una filastrocca carina che dice: Troisi, Savarese e Paudice sparano meglio una mitragliatrice, quando mio nonno giocava a fine anni 30. E quindi lui, quando scoprì questo disagio, forse probabilmente riversò tutta la sua passione nella scrittura. Tu lo teatro. Sapevi, Enzo, che aveva questo problema, perché poi lui viene operato, a un certo punto fecero anche una colletta, no, a San Giorgio a Cremano. Sì, tra l'altro è una cosa di cui finalmente si parla solo adesso, perché noi non ne abbiamo mai parlato. No? No, perché in realtà questa colletta, questa necessità di trovare del danaro, molto danaro indispensabile per a questo viaggio, fare l'intervento negli Stati Uniti, fu uno dei motivi per cui noi cominciamo a fare spettacolini. Ecco, quindi fu la necessità, però fu una tale unione, una motivazione di tutta la cittadinanza. Guarda, è la stessa cosa che mi ha colpito in questi giorni, dove ci sono state quasi un overbooking di celebrazioni, alcune che si accavallavano ad altre, ma tutte bellissime, tutte sentite, compresa questo bellissimo riconoscimento istituzionale della Federico II, che è un'università che ha 800 anni, certo, e ha intercettato la necessità di riconoscere a Massimo il podio di un uomo di pensiero, non soltanto un artista, un regista, ma della nostra città e non solo. Per cui questo sentimento di necessità di manifestare la gratitudine e l'affetto che è stato... Con questa giornata, forse qui da te si chiude sta settimana santa, chiamiamola così, che è stata felice, però bellissima. Ma non Massimo bellissima. Non si chiude mai. Talmente ironico, capace di scherzare sulla morte. E tu scrivesti con lui questa cosa sempre per la RAI. Sì. Morto Troisi, viva Troisi. 1982. Poi ci sei più presenta musica. La musica. La musica a Napoli e tutto quanto, cantano continuamente. Cioè, suonano e cantano. Infatti mi sa via a Napoli tutto quanto, mandolino e chitarra che camminano innanzi alla rete, eppure che è difficoltoso. Ah, sì? No, che in dei pullman, in dagli uffici, tutto quanto questi chitarra e mandolino cammino per tutte, poi è pericoloso, perché va a strada tutto quanto questi chitarra, sai, con mano che la chitarra che ha così, no? Sì. È pericoloso per i bambini specialmente. Perché sì, lo so, tu non cammini con la chitarra così, mi sai, tu io ora sempre la chitarra a casa. E poi ci sta più, cioè la pizza e spaghetti. Sempre, noi a Napoli solo pizza e spaghetti mangiamo. No, è vietato proprio mangiare di cosa a Napoli. Si può mangiare solo la pizza o spaghetti. Infatti il mio fegato noi che è rovinato. No, perché sempre su pizza e spaghetti non si può mangiare niente. È vietato proprio. Infatti una volta tornai a casa, no? Tornai a casa mia all'improvviso, così. Bussai alla porta e sentii tutto un rumore, i piatti, cose che... E poi sono detto a mio padre, che diceva, chi è? No, dicevo, sono Massimo. Mio padre ha trapetto, dicevo, meno male che sei tu, stiamo mangiando i gnocchi. Sì, questo era il pezzetto dedicato ai luoghi comuni, ma quando... Perché poi c'è nel documentario di Martone c'è questa agenda nella quale... Chi conserva, sì, i fogli di Massimo? Beh, erano talmente tanti che io ne conservo una parte che lui mi ha dato, che mi è rimasta da quando abbiamo lavorato, perché c'erano tutti questi appunti, poi io me li portavo a casa, anche se spesso stavamo insieme anche quando lavoravamo. E quindi ecco, e lì ci sono le scritte che riguardano il suo intervento, no? Che lui parla del dolore, parla della, sì, bellezza di aver fatto una passeggiata, ma lui aveva paura quando partì, Enzo? Cosa ricordi di quando dovette andare negli Stati Uniti? No, era molto sollevato di poter fare... Io no, ma non fare così. Non riuscivo... Scusami, allora ci vediamo insieme. Sorrentino insieme. Che parla di Troisi. Benissimo, dai. Benissimo. Troisi regista.
Non fa niente, tengo l'impermeabile, tengo. Riguardiamo, scusate il ritardo, con Paolo Sorrentino, che da ragazzo aveva scritto una lettera a Massimo sperando di lavorare con lui. Mi ha sempre influenzato. Nell'ultimo film che ho fatto mi ha influenzato non in maniera inconscia, però in maniera conscia. Cioè io programmaticamente ho fatto delle cose pensando a Troisi, soprattutto il finale del film. È un finale proprio in... come erano i finali dei film di Troisi negli anni Ottanta, cioè che era una cifra che accomunava anche altri film negli anni Ottanta, cioè questa specie di finale improvviso, inatteso, quasi che chiamava il fermo immagine, ti ricordi? Molto come spesso no? I film certo. Finivano così. Se devo essere sincera? No. Perché mica... puoi dire una bugina, cioè siamo tutti e due, gli... ecco, non lo so, cioè... Non ho avuto il coraggio di fare il fermo immagine, ma ci sarebbe stato bene. Ad ogni modo, a me mi ha sempre influenzato perché io, maldestramente, ho sempre cercato di mettere nei film una dimensione comica unita a un'esplorazione dei sentimenti degli esseri umani. Quindi ho semplicemente provato ad imitare con risultati, ma non lo dico per falsa modestia, nettamente inferiori, perché Troisi, come dicevi giustamente tu, è veramente un grande regista, oltre ad essere un grande comico e un grande attore. Ce la fai, Enzo, a parlare anche della malattia in quel momento? Ce la fai? Il distacco emotivo è un'aspirazione a cui abbiamo tutti, però arriva per gradi, quindi insomma non c'è quel distacco. Ma tu hai anche dei rimpianti del tuo rapporto con Massimo? Vi siete detti tutto? Beh, uno grandissimo, quello di non sapere e magari forse di non potersi trovare più vicini dopo il postino, perché il postino gli aveva dato un tale potere contrattuale mondiale per cui forse ritornava ad essere quell'atto conclusivo. Io e Massimo ci siamo conosciuti per scrivere canzoni. La nostra aspirazione era quella di diventare Mogol e Battisti di Portici e San Giorgio a Cremano. Ci saremmo accontentati di quello. Le cose sono andate diversamente, ma la sua parte poetica, le sue poesie dell'inizio sono state proprio esaltate dalla fine. Lui ha voluto terminare la sua passaggio terreno con un film dedicato alla poesia. Non è arrivato così, è arrivato proprio come a chiudere in cerchio. Ma ci tengo invece a rispondere alla cosa che mi avevi chiesto prima, perché magari tante persone potranno sentire. No, non era affatto il primo viaggio, che era un viaggio avventuroso. A quel tempo facevano queste operazioni, si facevano in Sudafrica con Barnard e a Houston con Denton Cooley, ma era l'unica speranza per riprendere a vivere. E quindi Massimo l'affrontò, era difficile, si facevano molto dolorose, ma lo affrontò con una tale motivazione per tornare a fare teatro. Noi ci interrompemmo, mettemmo pausa, aspettammo che lui riprendesse il suo cammino e ce l'abbiamo fatta, lui ce l'ha fatta. E noi siamo grati alla chirurgia, al Signore, al destino, chiamatela come vi pare, perché in quegli anni in cui è stato con te Anna, con te Stefano, con Maria Grazia, ci ha regalato davvero, davvero tantissimo. Il postino lo vediamo, è la scena in cui Noiré scrive una dedica sul quaderno vuoto. La poesia. Grazie. Un momento. Ecco fatto. Hai già trovato la tua poesia. Se per caso ti viene voglia di scriverla, ecco il quaderno. Grazie. Maria Grazia, in quei mesi di lavoro per un film indimenticabile e indimenticato, Massimo era molto stanco, però non si risparmiava.
Guarda, parlava poco della sua malattia, cioè lo sapevamo tutti perché comunque la produzione ci aveva avvisato, lo sapevamo, poi si vedeva, però lui non ne parlava mai assolutamente, era sempre col sorriso sulle labbra, era sempre lì a scherzare ed avere mille attenzioni per tutti, quindi si preoccupava per il film, per la recitazione di tutti, era lì a dare consigli. Ripeto, non ho mai sentito lamentarsi della sua condizione fisica, assolutamente, forse erano più gli altri che si preoccupavano di non farlo stancare. E Stefano lo sa bene perché sei stato al suo fianco per tutti, sì, tutto quel periodo, anche per il periodo nel quale fu fatta anche l'edizione, no, del, sì, del film, e il giorno prima della sua morte tu eri con lui a Cinecittà, guidavi la macchina e lui, sì, ti chiese di fare un giro per i capannoni. No, come diceva Maria Grazia, è vero, cioè lui è stato incredibile durante il periodo delle riprese perché era evidentemente stanchissimo. Però sentiva talmente forte tutto che c'era qualcosa anche di scioccante. Io per esempio non l'ho mai visto, è una cosa che anche ultimamente mi domando, io non l'ho mai visto con la sceneggiatura in mano, mai. Cosa che poi ho avuto modo di lavorare su grandi set americani come assistente alla regia, poi come regista. In genere gli attori sono... E lui era un fenomeno da questo punto di vista, nonostante la stanchezza, le cose. Perché era talmente dentro a questo personaggio, ma questo in generale, perché lui, a proposito, lui diceva, ho sentito dire spesso, l'improvvisazione non si improvvisa, per cui a proposito del montaggio, io ricordo che il montatore era proprio scioccato perché tra i vari take da scegliere ne provava uno, ne provava un altro, erano tutti diversi e tutti strepitosi, perfetti. Diceva, ma io, ogni tanto si girava, diceva, ma io che cosa scelgo? E quindi questo è qualcosa di... E tu e nonostante, scusami, volevo dire una cosa, nonostante tutto, lui riusciva, nonostante il dolore, la fatica, impressionante, era impressionante perché lui era tranquillo, seduto accanto a Noiré, erano due figure bellissime con Maria Grazia, cioè c'era una come dire, un'atmosfera incredibile. Riusciva anche a trovare il modo per ironizzare. Cioè, vi racconto una cosa molto, secondo me, divertente di quei giorni. E la segretaria edizione disse, perché io chiaramente ero il 23enne, il 24enne più felice del mondo. Certo. Ero tornato dagli Stati Uniti, dove mi ero sistemato anche grazie a lui, lavoravo e studiavo cinema. E tornai perché lo sentii al telefono talmente entusiasta di questo romanzo. Lui a pagina 10 decise che voleva, esatto, fare questa cosa. E quindi... Lui mi controllava, perché io ho lavorato con lui 2 anni, ma a un certo punto me ne sono andato, un po' come il personaggio di Gaetano di Ricomincio 3, volevo viaggiare, conoscere, lui questa cosa l'aveva apprezzata, quindi era anche un po' cambiato l'atteggiamento zio-nipote, no? E quindi lo sentii al telefono e lui mi parlò per la prima volta di cose che non aveva mai fatto, cioè proprio dell'essenza di questo romanzo. Disse, io, questa è una cosa che proprio, ecco, testuali parole, disse, questo romanzo sembra cucito addosso a me. Allora io pensai, ma Massimo, ma se torno, perché con lui nulla era dovuto, cioè con lui le cose te le dovevi guadagnare sempre. E sì, ma se torno una posizione me la trovi? E lui disse, torna e vediamo. E cosa disse la segretaria, che dicevi? La segretaria edizione disse, io poi, vedi, faccio sti voli, grazie, ormai. Compito mio, no? Perché ci perdiamo. Sì, la segretaria edizione disse, certo Massimo, era in un cambio di scena dove tutti spariscono, anzi veramente era un pausa pranzo, e quindi rimanemmo la segretaria edizione, io e lui. E la segretaria edizione disse, certo Massimo, tuo nipote sempre attento, sempre attivo, io mi spostavo subito, il mio compito ero addetto al monitor e a fare le riprese. Lui mi regalò questa telecamerina con la quale ho girato ore e ore di quello che succedeva nel backstage. Se tuo nipote sempre attento, sempre attivo, sempre contento, e lui, facendo sì che io sentissi, disse, oh, a casa non sposta una seggiola a ca, a là. Che invece sul lavori, il backstage di Stefano. Sono pronto a tutto. Bravo. Dommage que nous n'ayons pas à portée de la main un trio de guitaristes qui puisse chanter coucou, coucou. Caro boy del compagno,
lei mi ha messo in questo guaio, lei mi deve tirare fuori. Perché mi ha regalato i libri, mi ha insegnato a usare la lingua non solo per mettere i francobolli. È colpa sua se mi sono innamorato. No, monsieur, ça n'a rien à voir. Je t'ai donné des livres, oui. Mais je t'ai jamais autorisé à les plagier. Ah, quand je pense que tu as donné à Béatrice un poème que j'ai écrit pour Mathilde. La poésie non è di chi la scrive, è di chi gli serve. Oh, j'apprécie à son juste prix cette phrase hautement démocratique. Allez, Mario. Rentre chez toi, va dormir un peu. T'as les orbites creuses comme des assiettes à soupe. Hein? Allez. È incredibile come si parli uno in napoletano, l'altro in francese, e si capiscano. E appunto tu mi raccontavi che l'ultimo giorno, il 3 di giugno del 94, lo accompagni a fare un giro per Cinecittà. Lui ti dice voglio fare un giro strana, perché lui andava di corsa, insomma, in genere rientrava. Non vedeva l'ora di tornare a casa, ma questo sempre. Sempre, ma perché era pigro, quindi. Era pigro, ma era anche, in quel caso, io rimasi proprio colpito. Come se volesse salutare i capannoni. Sì, e tutti i teatri di posa, quelli nei quali aveva lavorato. Lo accompagnassi da Benigni? No, Benigni in realtà venne, era l'ultimo giorno, venne a trovarlo e si fecero una lunghissima chiacchierata. Io entrai un paio di volte perché c'era il camper parcheggiato proprio davanti al teatro. Altrimenti avrebbe dovuto utilizzare i camerini, su era più faticoso, quindi aveva questo camper. E uscì Benigni un'ora dopo, fecero una chiacchierata ovviamente approfonditissima. E il giorno dopo ricordo la frase di Benigni quando gli chiesero che cosa vi siete detti, e lui disse: è andato a farsi il riposone che sognava tanto, che insomma la dice. Perché tu peraltro eri anche in casa quando Massimo sì, perché lui morto. Nell'ultimo periodo si era trasferito a casa da mamma, quindi era proprio... Tua mamma era come una mamma, sì. No? Era sì. Così, sì. Anna. La mamma ideale. La sorella maggiore, però la manca. Si commuovo anch'io. Vabbè, sì, perché c'era un rapporto bellissimo anche con Anna e mia madre. Mia mamma. È perché tu l'hai conosciuto, che lui era già orfano di mamma, però aveva questa sorella sì. Molto materna, sì. Che era tanto più grande. Che cosa sì. Gli aveva insegnato, secondo te? Che cosa ha insegnato? Ma no, lei era molto accogliente e quindi sì, era un po' una mamma per lui, ma poi per me. Ah, per entrambi. Sì. E quindi no, mi dicevi appunto, eravate in casa, lui si è andato a riposare, come... Sì, mangiammo e poi il sabato, il giorno dopo, e lui disse appunto a mamma, alla mamma, che saluto, anzi, scusate, ma... E disse... Vado a riposarmi e mamma disse il caffè non lo prendo, io disse no lo prendo dopo, ma era stanchissimo, io mi stavo preparando per partire per Londra, lui sarebbe arrivato 2 o 3 giorni dopo per iniziare tutta la trafila del trapianto. Quindi lui era un istante c'era. Prima, cioè poteva fare il trapianto e poteva essere ancora fra noi? Non lo so. Non lo sappiamo. E quindi poi, poi a un certo punto Anna Maria è rientrata in stanza. Sì, lei lo controllava proprio come un bambino, come un figlio, dopo poco si è accorto che nel sonno era andato. Adesso tocca a te a piangere. C'ho un ricordo fortissimo, per esempio, perché quello chiaramente è stato un periodo... diciamo che mi ha sempre colpito di quel periodo, perché lui secondo me aveva questa caratteristica straordinaria che ha attraversato tutta la sua vita, che secondo me è il coraggio. Perché il coraggio? Perché il coraggio, Maria Grazia? Quando pensi a Massimo, qual è l'aggettivo che ti viene in mente? Ovviamente divertente, ovviamente talentuoso, ovviamente intelligente? Ovviamente se stesso, lui non è mai cambiato, almeno da quel poco io l'ho conosciuto sul set, e lui era così fuori e dentro il set, non cambiava una virgola, né nel modo di parlare né nel modo di comportarsi, anche quando recitava, era Massimo,
e si portava tutto quello che era il suo essere, e questo l'ha reso veramente unico, vero, ma soprattutto questo suo modo di essere sempre Massimo entrava veramente faceva entrare nelle vite di tutti, perché comunque lui era il ragazzino di San Giorgio a Cremano, comunque aveva un sogno e che ce l'aveva fatta, conservando tutta la sua semplicità e il suo essere vero, e che sono cose che riconosco molto più oggi a 54 anni che prima, quando ne avevo 24, perché comunque quando sei ragazzina sì, sei imbambolata dalla vita e non hai l'esperienza, poi andando avanti nella vita e seguendo tutte le persone che incontri ti rendi conto che veramente Massimo era unico. Non è da tutti essere Massimo Troisi e restare semplici e vero come era lui, e soprattutto attento sempre a tutti. Allora, ho delle ultime clip che vi voglio assolutamente far vedere. Prima, Troisi che nello scherzo di Rossano Brazzi ha indietro tutta, lui ci ha fatto tanto divertire e secondo me non ci vorrebbe vedere così, cioè emozionati magari gli farebbe piacere, no? Sì, ma non tristi. però non tristi. Rossano Brazzi e Troisi, indietro tutta. Pronto il telefono? Pronto? Posso rispondere? Sì. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Oh, finalmente uno Massimo che... Troisi. No, ha sbagliato. Guarda, allora lei non è stato attento. Massimo Troisi lì. No. Io volevo dire, l'attore che si vede nella fotografia è senz'altro Massimo Troisi. No, ha sbagliato. Ma c'è cascato pure lei. Quello è Massimo Troisi. Ha sbagliato, si tratta, diciamolo. La televisione non sbaglia mai. L'ha detto la televisione. Ma quello è uguale. L'ha detto, è uguale. Ma non è. E non è. E non è. Cioè non è perché non ci credo. Rossano Brazzi. Come non è? Signora, avete sbagliato. Lei è Rossano Brazzi. Mi sembravi Troisi. Ma che vuol dire? Se sei scritto Rossano Brazzi è... Ma perché ti dispiace di essere Rossano Brazzi? No, io sono d'accordo. Cadere, le sue figure se si può sbagliare. Senti, Rossano, noi siamo veramente molto contenti di avere un lighting lover come te. Sono Rossano Brazzi. Sì, c'è scritto qua. Mi dispiace per te, se ti dispiace. Ma a te non ti dispiace, perché non mi dispiace. Ma io non ho avuto tutto questo. Io non ho avuto... Facciamo un applauso a Rossano! Sì, bravo, Rossano! Geniale, ma un difetto ce l'aveva Massimo? Sicuramente sì. Ma tu quale difetto? Quale fosse? Ma forse quello legato ai silenzi, perché spesso non riusciva a spiegare il suo stato d'animo quando era uno stato d'animo negativo e quindi era inaccessibile. Questa è una cosa sì con cui forse poi si era difendeva difficile. Sì, era una difesa, poi non so se era un difetto, una caratteristica, cioè era fatto così. E va detto che loro hanno continuato a lavorare insieme anche quando la loro storia d'amore è finita, il che vuol dire che erano, che siete entrambi persone intelligenti e comunque che vi volevate bene, e questo è sempre una grande cantina di tornasole. Seconda clip che voglio farvi vedere è Sanremo 1981. Lui, in realtà, gli dicono che non poteva parlare di una serie di cose, quindi lui decide di non partecipare a Sanremo. Il coraggio. Coraggio, quindi coraggio di cui sopra è anche, diciamo, l'impegno civile, diciamola tutta. Non era solo quello che faceva ridere, Enzo annuisce. Vai. L'avrete riconosciuto, Massimo Troisi, già lanciatissimo con il gruppo La Smorfia. Adesso tutto solo. Come mai ospite di un festival della canzone? Ma, cioè, la verità, lo sapete. Sì. Perché a fine febbraio esce un film. No, esce il mio film che si chiama Ricomincio da tre. E allora appunto, prima ero smorfio, ora invece sono da solo, e allora per lanciare, per promuovere questo film, sono venuto a Sanremo, così dico, ma la gente mi vede, dice, com'è simpatico, adesso fanno bere pure un film. Ecco, ma allora questa sera che cosa puoi fare? Tu sei capace di fare tutto, hai piena libertà di poter far tutto? Piena libertà, sì, cioè nel senso loro mi hanno detto di fare tutto, meno parlare di religione, di politica, di terrorismo, di terremoto, perché sai, il paese sta in una situazione così, e allora mi sono indeciso fra una poesia e Giovanni Pascoli e Carducci. Sto decidendo ancora questa cosa da fare. E se ne andò, c'è una canzone che vogliamo dedicarvi, Stefano, c'è il nostro mezzancello e il nostro Valerio, perché Fossati? Ah, perché questa canzone gliela feci ascoltare io a Salina durante le riprese del Postino e lui me la fece mettere 12 volte nel tratto dall'albergo al set. Massimo, dall'assù, guardaci, questa è tutta per te. Ah, che sarà, che sarà, che vanno sospirando nelle alcove,
che vanno sussurrando in versi e strofe, che vanno combinando in fondo al buio, che gira nelle teste, nelle parole, che accende candele nelle processioni, che va parlando forte nei portoni e grida nei mercati, che con certezza sta nella natura, nella bellezza. Quel che non ha ragione né mai ce l'avrà, quel che non ha rimedio né mai ce l'avrà, quel che non ha misura. Secondo lui il postino è racchiuso l'essenza del film in questo testo. L'ultima clip che vi ho promesso è una delle più belle. C'è la smorfia, c'è Napoli e c'è Pino Daniele. Solo loro, la mattina mi dai forza, mentre attorno tutto, quanti modi miei, quanti modi mi è sembrata, guardato, quanti cose c'è. Quanti cose c'è, quanti cose c'è, solo sai, tu sta scorda, finirai, sì, non sai, e scina tutta sta roba, non avvi. C'eravate tutti e due, c'era Enzo, c'era anche Anna. Sì, noi siamo tornati indietro di 40 anni, io e lui, in questo momento. Se ti vuoi commuovere anche tu, lo puoi fare, siamo a casa tua. Io non la prima. Grazie. Che cosa ci puoi dire in Napoli? Cosa ci avrebbe detto Massimo in napoletano adesso? È da ieri che ci stanno, ma cosa avrei... Non lo sappiamo. Non riusciamo a immaginare quello che avrebbe dovuto dire, perché anche se uno ci prova... Lui avrebbe detto comunque un'altra cosa. E tu cosa ci vuoi dire, Enzo, in napoletano? Grazie. Grazie Enzo, grazie Anna, grazie Stefano, grazie di cuore Maria, grazie.